Nuovo questore di Avellino Luigi Botte, per la prima volta Darian Irpino, in visita al locale commissariato di polizia, ha elogiato l'operato di squadra del personale diretto dal vicequestore Maria Felicia Salerno e si è soffermato su alcune questioni fondamentali, quali maggiore collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, lotta serrata al malaffare che non risparmia l'Irpinia e controlli su strada sempre più all'avanguardia. Ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Gli obiettivi sono quelli di spenderci al massimo per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Dobbiamo, come già detto in altra sede, quando appena insediato, dobbiamo fare un lavoro di squadra che è essenziale per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo incrementare per quanto è possibile il livello di sicurezza sul territorio e puntare molto sulla prevenzione. Ovviamente non basta, poi arriva il momento della repressione. Certamente però, se riusciamo ad essere efficaci nella prevenzione con l'aiuto di tutti, sicuramente daremo una grossa mano alla collettività. D'altra Quale parte, criticità da Darian Irpino, mi scuso se lo interrompo. guardi, ho parlato già con la collega e quindi mi sono fatta un'idea. Quello che devo dire è che la criticità non è Ariano Irpino soltanto, ma è tutta la provincia. Noi dobbiamo valutare globalmente il fenomeno dal punto di vista della sicurezza con una analisi che deve essere non soltanto operativa, ma anche situazionale. E quindi le eventuali criticità, problematicità che stanno a Ariano Irpino vanno raccordate con le criticità di tutta quanta la provincia. Sicché io non farei dei distinguo, ovviamente ciascuna zona ha le sue peculiarità e noi dobbiamo parametrare i nostri interventi sulle caratteristiche della zona. So che la collega, lo posso dire, mi sono informato, ha fatto, sta facendo un ottimo lavoro e come primo esordio abbiamo fatto un'operazione di prevenzione, soprattutto nei giorni scorsi, che ci ha dato buoni risultati. Quello che voglio dire è che dobbiamo essere presenti, essere quanto più possibile presenti sul territorio, poi i risultati verranno, non solo, ma avremo sicuramente un ritorno in termini di fiducia, di collaborazione della collettività, senza la quale onestamente non andremo da nessuna parte. Quindi io quello che chiedo è la collaborazione dei cittadini a qualsiasi livello e naturalmente nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità. Banalmente dico, se uno ha un dubbio, un sospetto, chiamasse il commissariato, la macchina va, non è successo niente, abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi il cittadino deve capire che anche una semplice telefonata non disturba, non deve avere remore, dice ma probabilmente scoccio la polizia o i carabinieri per... No, ci deve scocciare perché questo è il nostro lavoro. Chiediamo collaborazione di tutti, ripeto, a livello istituzionale ma anche a livello di collettività.